Hi, my name is Ethan Cable. I'm from Norwich, Vermont. I'm doing the youth year IFX in Italy. And right now I'm playing with Carpi FC there, Cagliari Nettuna. My football experience so far, it's been all I could ask for and more. The coaches have been great, the training has been great, the players have been open to me training with them, and it's just been all around a great experience. Allora, sono Stefano Belloni, allenatore degli allievi nazionali del Carpi e ricopro questo ruolo quest'anno. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con noi Ethan in questi 2 mesi di lavoro. È un ragazzo molto disponibile, molto cordiale e abbiamo visto in lui una crescita dal punto di vista professionale, dal punto di vista tecnico molto positiva. Questa esperienza è utile anche per noi, il fatto di coinvolgere un ragazzo che viene da un altro paese per poter far sì che anche i nostri ragazzi si possano integrare con le realtà straniere. E per noi è un'esperienza positiva e quello che c'è da parte nostra è un'apertura anche ad altre esperienze di questo genere. E non escludiamo il fatto di poter vedere anche altre persone per uno sviluppo professionale per la nostra squadra, senza nulla togliere all'ipotesi di magari un tesseramento futuro per elementi di spicco e di tecniche buone. Niente, speriamo che questo lavoro vada a buon fine per il proseguo e siamo aperti ad altre esperienze. The club embraced me with open arms. All the players were very kind to me and open to the idea of me playing with them for a year. The coaches too, they incorporated me into all of the drills and made me feel comfortable in that home. The Italian style of play is very methodical. They work a lot on tactics and team pressing, when to press, where to press, and they have a lot of confidence in each other to play it out of tight situations. Most impressed with is probably their understanding with each other. They just know where each other are all the time. They don't think twice about passing to someone else in a tough situation. They don't even need to look to know where the other players on the field are. And they just have the utmost trust in each other. I just love the soccer culture here. In the United States, soccer isn't the most popular sport, but in Italy, there's no doubt. Everybody follows it. Grandparents follow it. The 5-year-old kids follow it. There's just a much greater passion for it here. And it's fun to be in the majority. People are incredibly friendly. They're all very warm. My family members and grandparents, they accept me like I'm their own child. The kids in school are all great. They help me out with all my work. There's just a real warmth to the people here. There's a great sense of community and togetherness, and they just love to spend time together. The food is obviously amazing here, the soccer is great, and the city that I live in is beautiful. Well, IFX really helped me out in terms of all of this. They were able to set me up with an amazing soccer team here, and we
was so much better than what I could have hoped for. The team is incredibly good, and IFX, you know, they were the ones who set that all up for me. They also gave me just a great like groundwork when I came into Italy, where I knew a little bit about what to expect. They helped me learn some important soccer terms before I left. And they really just helped prepare me for what I was going to be getting into. Ciao, io mi chiamo Enrico Ronchetti, sono l'addetto stampa del Carpi, una società che negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti nel calcio italiano, partendo 3 anni fa dalla Serie D, che è il massimo campionato nazionale ma a livello dilettanti. Con 3 promozioni in 4 anni il Carpi ha raggiunto la Serie B, che è il secondo livello del calcio professionistico in Italia, alle spalle soltanto della Serie A. Una scalata che ha rafforzato la società, la sua base, i tifosi e ovviamente anche il suo settore giovanile, che è cresciuto insieme e parallelamente ai risultati della prima squadra. Il settore giovanile conta oggi su 7 squadre che partecipano ai campionati nazionali, dal campionato primavera, che è il maggior campionato nazionale giovanile italiano, passando per gli allievi e i giovanissimi che partecipano anch'essi ai campionati nazionali, e con le categorie invece minori ai campionati regionali e provinciali. A livello giovanile, negli ultimi 2 anni ci sono stati risultati importanti. La Berretti l'anno scorso è arrivata alla finale.